Rieccoci assieme, ancora ben ritrovati, gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura andiamo subito a Udine per parlare dell'allarme spaccio. In il capoluogo friulano si è sempre trattato più che altro di spaccio di droghe leggere, ora però compare anche la cocaina tra i profughi, si passa insomma ad un livello superiore, c'è stato anche un arresto da parte degli agenti della Polizia di Stato. Sentiamo i servizi di apertura del telegiornale. Spaccio di droga in bicicletta nel cuore della notte, un richiedente asilo afghano di 21 anni, ma la Polizia di Stato della Questura di Udine, che in questi giorni ha intensificato i controlli sulle 24 ore nelle zone più a rischio della città, lo intravede mentre sta pedalando in sella una bike in via d'Europa Unita insieme a un connazionale di un anno più vecchio. Alla vista della pattuglia della squadra volante, il profugo, peraltro già allontanato da Udine, con un foglio di via emesso dal questore Claudio Cracovia, scappa come un fulmine. Prima fugge a piedi, poi riprende la bici in maniera maldestra. Nella corsa getta un sacchetto di plastica e quindi entra nel giardino di una casa, tentando di nascondersi dietro un cespuglio. Inutile, viene individuato subito e viene ritrovato anche con quella bustina di nylon di cui aveva cercato di disfarsi. Dentro c'erano diversi grammi di cocaina. Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, non si arrende tanto facilmente, pur preso con le mani nel sacco. Reagisce con violenza e oppone resistenza agli agenti di polizia che a quel punto lo arrestano e lo portano in carcere. Normalmente lo spaccio tra richiedenti asilo a Udine riguarda le cosiddette droghe leggere, adesso si comincia a passare invece a quelle pesanti. Un campanello d'allarme, la preoccupazione per la piaga del consumo e la cessione di sostanze stupefacenti tra stranieri e non solo, aumenta. Solo l'altro giorno la Polizia di Stato, sempre durante i controlli delle aree cittadine più sensibili, tra cui Borgo Stazione, ha indagato altri tre profughi, tutti afghani, per detenzione di droga hashish e perché non hanno rispettato il divieto di ritorno a Udine imposto dal questore. In questi giorni la polizia, insieme al reparto anticrimine di Padova, ha controllato 77 persone, 3 locali pubblici e 8 automobili. E la cronaca ci porta a Trieste, deve rispondere di tentato furto aggravato il 23enne originario del Kosovo, che è stato colto in flagranza di reato mentre cercava di mettere a segno un colpo nel negozio Cisalfa di via San Francesco. L'uomo GK, senza fissa dimora, in attesa del riconoscimento di asilo politico, è stato fermato dal personale della vigilanza mentre cercava di disfarsi delle placche antitaccheggio asportate dai vari capi di abbigliamento. Il 23enne era stato tenuto sotto controllo quando era entrato poi nelle cabine, ha provato alcuni capi di abbigliamento, ne aveva restituito solo una parte e poi era stato fermato prima che potesse lasciare il negozio e all'arrivo dei carabinieri è stato perquisito, trovandolo in possesso di un costoso maglione di marca nascosto sotto i propri abiti, nel quale era stato asportato il dispositivo antifurto. Torniamo a Udine, parliamo del nuovo ospedale, del nuovo padiglione. Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi è andato a visitarlo. Sentiamo. Vicepresidente, oggi il primo sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale, siamo al 15° padiglione. Come sono i lavori e come ha trovato la situazione? I lavori sono appena avviati e quindi mi pare che stiano procedendo, sento che il responsabile del procedimento è molto soddisfatto di come stiamo avanzando, le bonifiche belliche sono completate e quindi attendiamo insomma, che i lavori procedano secondo programma, mi dicono che il cronoprogramma avrà bisogno di 3 anni di lavori ed è evidente che il completamento di questo padiglione in aderenza al padiglione già esistente soprattutto consentirà il riposizionamento del nuovo pronto soccorso, quindi con un accesso che libererà la parte centrale dell'ospedale di Udine alla quale tutti siamo abituati e ci sarà un'entrata posteriore con una viabilità di carico che mi pare tenga molto bene rispetto alle previsioni che ci sono state. Inoltre mi pare l'altro aspetto importante è che in copertura di questo fabbricato, adesso saranno completate le attività progettuali, ci sarà la piastra, cioè l'elipiazzola, quindi la possibilità che l'elicottero possa atterrare direttamente nel padiglione dove risiederà l'attività di emergenza urgenza. Un lavoro che è già finanziato, tra l'altro. Un lavoro che è finanziato con l'articolo 20, la comunicazione è del 20 aprile 2013, quindi vuol dire questi sono i tempi delle opere pubbliche, l'unico elemento di interessante e di orgoglio è che le coperture derivano anche dalla precedente legislatura, quindi un lavoro programmato che continua
Quindi sono contento di essere venuto qui, non sono venuto soltanto per vedere i cantieri, sono venuto anche per altro, ma insomma, ho approfittato per vedere questa infrastruttura che sta per essere, che sia avviata, sarà realizzata, e nel giro di qualche giorno andrò a vedere anche gli altri due investimenti importanti che sono avviati, quello di Trieste e quello di Pordenone, che sommano circa nelle disponibilità del Servizio Sanitario Regionale investimenti che si attestano intorno ai 600 milioni di euro. Quindi programma di investimenti importante, la sanità è anche questo, è programmare per il futuro e dare risposte migliori con servizi più qualificati. E ora ancora cronaca, andiamo in provincia di Pordenone, ha lasciato le chiavi inserite nel quadro di accensione dell'auto all'interno della sua azienda agricola che attiva a Fontana Fredda, ma i ladri ne hanno approfittato e infatti nel corso della notte sono penetrati in questa tenuta aziendale, poi hanno trovato appunto, sono arrivati nell'abitacolo della vettura, l'hanno messa in moto e se ne sono andati, non prima di essersi impossessati però di diversi litri di gasolio che erano contenuti in una cisterna lì vicino. A finire nel mirino dei malviventi è un 41enne che si è accorto del furto solo al mattino, per lui non è rimasto altro da fare se non chiamare i carabinieri di Fontana Fredda che ora stanno indagando per cercare di identificare i responsabili del colpo. Nel furto, nel bottino, sono finiti anche la Fiat Punto di colore bianco che era stata posteggiata nel cortile dell'abitazione del 41enne. Allora, parliamo di salute in Friuli Venezia Giulia, dopo le rimostranze, le problematiche più volte ribadite dalla popolazione alla precedente giunta regionale guidata dall'allora Serracchiani, appunto dall'allora presidente Serracchiani, Fedriga interviene, il nuovo governatore ribadisce che bisogna garantire la salute ai nostri cittadini e quindi cambiare il sistema sanitario regionale, ma sentiamo lo stesso presidente. Governatore Fedriga, oggi lei ha illustrato le dichiarazioni programmatiche per il quinquennio 2018-2023, dodicesima legislatura del Friuli Venezia Giulia, una legislatura improntata al dialogo e al grande rapporto col cittadino. Sì, io credo sia necessario ricostruire la regione e anche i rapporti istituzionali all'interno di questa regione, penso in primo luogo agli enti locali, perché se non si parte da questo dialogo per ricostruirli il rischio è di ripercorrere gli errori del passato, ovvero imposizioni che arrivano dall'alto dove non c'è una collaborazione da parte di tutti gli enti mirata a dare risposte e servizi ai cittadini di questa regione. In secondo luogo penso a tutto il comparto sanitario. Dobbiamo ricreare un'alleanza con tutti gli operatori per esplicare quel dovere fondamentale della regione, ovvero garantire il diritto alla salute ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Si è parlato anche dell'importante enti locali, anche qui grandi novità. Sugli enti locali mi piacerebbe in prospettiva ridare competenze, risorse e personale ai comuni e rivedere degli enti di area vasta tra comune e regione che possano rappresentare le diverse identità del territorio e ovviamente quindi diminuire notevolmente di numero rispetto alla situazione attuale e che possano ritornare ad essere eletti dai cittadini, perché il principio di democrazia per il quale chi governa la cosa pubblica e gestisce i soldi pubblici sia scelto dalla gente che è amministrata, secondo noi è fondamentale. Torniamo a parlare di cronaca e ancora nella destra Tagliamento, i ladri sono entrati nel corso della notte nella pizzeria Al Taglio, piazza Italia ad Aviano in via Gramsci, il locale aveva abbassato le saracinesche dopo la normale attività e i ladri ne hanno approfittato forzando una porta sul retro dell'esercizio pubblico, raggiungendo la cassa e rubando appunto tutto ciò che vi era depositato, circa 300 euro tra banconote e monete. Malviventi che poi se ne sono andata a gambe, la scritta visita è stata scoperta solo al mattino quando i titolari dell'azienda della pizzeria da sport hanno fatto la brutta sorpresa e hanno segnalato l'accaduto ai carabinieri della compagnia di Sacile. Ora hanno fatto un sopralluogo e i rilievi tecnici per cercare appunto di risalire ai responsabili del colpo, ladri che hanno rubato anche le chiavi tra l'altro del pubblico esercizio. A Trieste Luciano Beretton espone Imago Mundi, unire le distanze, questo è il titolo della sua mostra elogiata anche dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Inaugurazione di Imago Mundi, un percorso avviato con Luciano Benetton che adesso, come tutto, trova concretezza. Sì, è bellissimo perché scrive Rumis, noi che stando in cima a un molo senza muoverci di un millimetro possiamo vedere l'Europa e la Turchia. Vedete, è bellissimo questo perché questo rappresenta la mia città, la nostra città, che è una cosa bellissima,
E pensate che Luciano Benetton è arrivato qua con questa mostra straordinaria, mi fa molto piacere. Penso sempre al ruolo di Trieste nei confronti dell'est europeo, un ruolo di ponte verso la pacificazione dei Balcani e quant'altro. Per cui sono molto soddisfatto anche di questo, sono molto soddisfatto anche di aver incontrato Luciano Benetton, 83 anni, un personaggio straordinario della vita nazionale, ma diciamo anche mondiale col suo marchio, per cui una persona straordinaria che avremo il piacere di avere anche ospite domani a Trieste all'inaugurazione della mostra. L'incontro con Luciano Benetton è stato un avvenimento straordinario anche per la città di Trieste. Abbiamo conosciuto un personaggio di straordinario spessore, ha portato la sua collezione. Oggi andremo ad esporre 6.400 di queste piccole opere che sono ognuna di sé un piccolo capolavoro, ma soprattutto il Mago Mundi ha un significato di unione tra i popoli. Unire le distanze è il tema di questa mostra, che è un tema interessante per non solo la storia di Trieste, che ha sempre unito le distanze dei paesi balcanici e intereuropei. Oggi c'è un legame tra tutti i popoli del Mediterraneo, i paesi africani, i paesi europei, i paesi asiatici, la Mitteleuropa, quindi un'occasione importante per la nostra città di aprire questo dibattito così attuale. Rimaniamo a Trieste per parlare di cronaca. Un 25enne, un cittadino iracheno, di fatto residente in una struttura cittadina per richiedenti asilo, è stato arrestato nel capoluogo giuliano con l'accusa di aver minacciato e colpito con una violenta testata e con calci e pugni l'ex moglie e il compagno di lei. Il giovane, nonostante fosse destinatario di un divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dai due, emesso dal GIP del Tribunale di Trieste, avrebbe seguito l'ex moglie e il compagno a lungo nelle vie cittadine, minacciandoli perché non chiedessero aiuto alle forze dell'ordine. Durante la lite che è sorta nei pressi di un locale di ristorazione in Piazza Goldoni, la donna è svenuta. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della squadra volante e il personale del 118. Il giovane è stato quindi trasferito nella casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ci fermiamo adesso con l'edizione del Friuli Venezia Giulia. Grazie ancora a voi tutti per aver scelto come sempre la nostra informazione. Vi ricordo che potete seguirci sui social, quindi sulla pagina Facebook di Media24 oppure sul nostro canale YouTube. Grazie ancora, a risentirci alla prossima.